Ogni anno, per non dimenticare, anche stamattina, a distanza di 34 anni da quel tragico attentato terroristico, Salerno ha ricordato gli agenti di polizia Antonio Bandiera e Mario De Marco e il caporale dell'esercito Antonio Palumbo, tutti e tre vittime delle Brigate Rosse colpite a morte il 26 agosto del 1982. Il questore Pasquale Enrico, il colonnello Carmine Sepe dell'esercito e il vice sindaco di Salerno, Eva Vossa, hanno deposto la corona d'alloro al monumento che si trova nel quartiere Torrione, in piazza Vittime del Terrorismo. La cerimonia odierna non è altro che una valenza significativa, perché in effetti rafforza la memoria. La memoria non deve essere mai dimenticata. Quindi noi ravviviamo con questa cerimonia il sacrificio di due appartenenti alla Polizia di Stato e di un caporale dell'esercito che immolarono la propria vita in un periodo terribile della nostra storia e della nostra democrazia. Questi sono dei segnali, diciamo, il sacrificio della vita, l'estremo sacrificio della vita deve essere, diciamo, di esempio alle nuove generazioni. Dei giovani poliziotti, 24 anni e 31 anni, immolarono la propria vita per difendere la democrazia, per difendere la libertà, e quindi noi, se oggi ci troviamo qui e ci troviamo a vivere in un regime di autentica democrazia, lo dobbiamo anche al sacrificio di questi due eroi, anzi di questi tre eroi, perché anche il caporale dell'esercito perse la vita in questo tragico evento.